Sciopero del 5 dicembre. Delegazione della FNOMCEO alla manifestazione per i diritti del personale medico e infermieristico. Il presidente Anelli sulla legge di bilancio. Non è solo un problema di carattere economico. Oblio oncologico. La soddisfazione della FNOMCEO per l'approvazione della legge a tutela dei diritti dei malati. È stata una significativa testimonianza di solidarietà e di sostegno quella espressa dalla FNOMCEO e dagli ordini territoriali allo sciopero del 5 dicembre scorso, proclamato dai sindacati dei medici ospedalieri ANAAO ASSOMED e CIMO FESMED, insieme a quello degli infermieri Nursing Up. Siamo stati costretti allo sciopero, ha affermato Pierino Di Silverio, segretario nazionale ANAAO ASSOMED, per vedere riconosciuti i diritti sacrosanti di ogni medico e dirigente sanitario italiano. Le nostre parole d'ordine, ha spiegato, sono poche e chiare. Uscire dal contratto della pubblica amministrazione, riconoscendo per i medici e dirigenti sanitari la categoria speciale. Depenalizzare l'atto medico, finanziare adeguatamente il contratto, detassare parte dello stipendio. Questo sciopero, ha aggiunto Guido Quici, presidente della federazione CIMO FESMED, è solo l'inizio di un percorso volto a difendere la sanità pubblica, tutelare il diritto alle cure dei cittadini e valorizzare i professionisti della salute. A guidare in piazza Santi Apostoli a Roma la folta delegazione della FNOMCEO, il presidente Filippo Anelli, che ha voluto esprimere la vicinanza della federazione ai medici che hanno aderito allo sciopero. Uno sciopero, ha detto, scaturito dal taglio alle pensioni, ma che in realtà porta alla luce il forte disagio che pervade la categoria medica. Oggi qui a Piazza Sant'Apostoli per testimoniare la vicinanza della federazione ai medici che scioperano, ai sindacati che hanno indetto questo sciopero. Una folta delegazione di presidenti della FNOMCEO, oggi di tutti gli ordini italiani, rappresentanza di tutti gli ordini italiani, è qui oggi per essere vicini ai colleghi, ai loro problemi, a quelle che sono le difficoltà che oggi rivendicano in maniera chiara la soluzione. Noi vogliamo oggi qui testimoniare la vicinanza, la solidarietà, ma allo stesso tempo gridare anche noi la voglia di riscatto che ha la professione. Per questo ringrazio i tanti colleghi che con grande calore e grande passione oggi chiedono il rilancio della professione medica, chiedono al governo una particolare attenzione, chiedono di essere, come dire, ascoltati, di essere sostenuti, chiedono che il Servizio Sanitario Nazionale sia oggi ancora un servizio sanitario pubblico dove la gente si possa sentire accolta, curata e presa in carico. I medici oggi testimoniano questo, nello spirito del codice deontologico, nello spirito di quei valori su cui hanno giurato il primo giorno che hanno iniziato la loro attività. Numerose le delegazioni degli ordini professionali dei medici presenti alla manifestazione. Dal Veneto, col vicepresidente della FNOMCEO Giovanni Leoni, presidente dell'OMCEO di Venezia, alla Sicilia, col presidente dell'Ordine di Siracusa, Carlo Vitali, alla Calabria, col presidente dell'OMCEO di Vibo Valentia, Antonino Maglia. Era prevista pioggia, ma anche tanto entusiasmo. Siamo venuti col gruppo in rappresentanza del Veneto a questa manifestazione tra colleghi della ANAAO, colleghi infermieri, per difendere il Servizio Sanitario Nazionale. Non è solo un problema di pensioni, è un problema di ricambio generazionale, è un problema di opportunità per quanto riguarda i cittadini a poter usufruire di cure adeguate, anche in non ambienti. Il finanziamento, l'evoluzione della professione dipendono anche da quanto i cittadini ci staranno con noi a difesa della salute di tutti. Noi come responsabili degli ordini dei medici pensiamo di dover difendere praticamente gli interessi di tutti i medici,
sia quelli della sanità pubblica, che quelli della sanità privata, che quelli territoriali, che quelli ospedalieri, perché effettivamente siamo stati molto maltrattati da questa situazione di incompatibilità, perché siamo troppo pochi. Abbiamo fatto richiesta di aumento di organici, però ancora a tutt'oggi non c'è risposta, anzi ci sono risposte in contrapposizione alle nostre richieste. L'Ordine dei Medici appoggia queste richieste sindacali sia per quanto riguarda i medici che per quanto riguarda le problematiche infermieristiche, perché effettivamente noi vogliamo che il Servizio Sanitario Nazionale sia per tutti, per i pazienti ma anche per i medici. Siamo qua perché abbiamo voluto partecipare come espressione di una classe medica che si vede messa sotto processo e soltanto perché vuole fare il suo dovere e la sua missione, che è quella di curare i pazienti, di curare i cittadini in un sistema sanitario nazionale di cui dobbiamo essere orgogliosi e del quale dobbiamo vantarci. Noi dobbiamo sempre pensare che il medico ha come suo obiettivo e come sua finalità di perseguire la salute di tutti i cittadini che a lui si rivolgono, però chiede da parte dello Stato una attenzione particolare perché la sua missione, la sua professione possa essere vincolata a quei valori etici e morali a cui il medico porta sempre con attenzione e responsabilità la sua attività professionale. E dalla Calabria in particolare noi siamo qua proprio per portare la voce di tutti i cittadini calabresi che ancora purtroppo soffrono in un sistema sanitario regionale nel quale ancora esiste un piano di rientro e di cui non si vede la via d'uscita. Noi siamo qua per testimoniare, per dare atto ai medici calabresi della loro abnegazione, della loro capacità, della loro volontà, della loro attività professionale volta a curare i cittadini, e lo vogliono fare con impegno, responsabilità, attenzione e per dare quella tutela di cui anche la nostra Costituzione parla. Prenderà il via nell'Aula del Senato a partire da lunedì 18 dicembre l'esame della legge di bilancio 2024. È uno dei capitoli su cui si concentra il dibattito tra politica e rappresentanze del mondo produttivo e delle professioni è sicuramente quello della spesa sanitaria. L'ultima occasione di confronto è stata offerta dal convegno su Salute e Legge di Bilancio 2024, prospettive e sviluppi per una nuova governance del settore, promosso dalla Fondazione Mesit e da CEIS. Nella Sala dei Gigli di Palazzo Ferraioli, in Piazza Colonna, a Roma, dopo l'introduzione del professor Francesco Saverio Mennini dell'Università di Roma Tor Vergata, sono intervenuti, tra gli altri, il presidente di Farmindustria, Marcello Cattani, il presidente degli Ordini dei Farmacisti, Andrea Mandelli, e il presidente della FNOMCEO, Filippo Anelli. Cattani ha espresso un giudizio positivo sulla manovra, così come positivo, ha detto, è il dialogo con il governo Meloni. Dal nostro punto di vista, ha sostenuto, aggiungere 3 miliardi al fondo sanitario è giusto per i cittadini e gli operatori sanitari. Per il presidente degli Ordini dei Farmacisti Italiani, Andrea Mandelli, è stata accolta la lezione del Covid sulla necessità di dover riportare i farmaci sul territorio, dando spazio con la nuova legge di bilancio alla possibilità di riportare i farmaci dall'ospedale vicino alla gente. Da parte sua, il presidente Anelli, riferendosi alle misure contenute nella legge di bilancio, ha precisato che non è solo un problema di carattere economico. Il medico, ha detto, vorrebbe fare il suo lavoro e per far questo c'è bisogno che ci siano le condizioni di un lavoro che sia sereno, che non sia minato dalle minacce continue di un ricorso alla magistratura, che non sia vincolato dai tetti di spesa. Il Servizio Sanitario Nazionale è un valore per il nostro Paese. Le risorse che vengono impegnate sono un investimento. Un euro produce quasi il doppio in termini di sviluppo economico.
Abbiamo bisogno quindi di un sistema sanitario nazionale che guardi di più alle patologie, che guardi di più a definire, a programmare gli interventi finanziandoli. E in questo senso sta anche la soluzione del disagio dei medici. I medici vogliono fare il loro lavoro, vogliono fare quelli che risolvono i problemi della gente, ma lo vogliono fare in un contesto che li aiuti a far svolgere bene la loro professione. E questo naturalmente non può che attraversare un sistema di riforma, un modello diverso, un modello che guardi di più alle competenze dei professionisti come strumento fondamentale per risolvere la salute della gente. Ecco, l'appello che rivolgiamo oggi alla politica è a tener conto del profondo disagio della professione, ma anche della voglia di riscatto, di ritrovare quella dignità professionale spesso perduta e umiliata dalle prospettive economicistiche del sistema. Adottare un bambino, chiedere un mutuo in banca, partecipare ad un concorso. Per le persone guarite da un tumore, tutto questo non rappresenterà più una corsa ad ostacoli. L'oblio oncologico è ormai legge anche in Italia e sancisce il diritto all'oblio per coloro che sono stati affetti da patologie oncologiche con l'obiettivo di prevenire le discriminazioni e tutelare i diritti. Il via libera definitivo e all'unanimità al disegno di legge è arrivato dall'Aula del Senato dopo il sì già ricevuto dalla Camera. Un lungo applauso con i senatori in piedi ha seguito il voto dell'Assemblea. Soddisfazione anche dal Ministro della Salute Orazio Schillaci, che parla di una legge di civiltà e ringrazia i parlamentari di tutte le forze politiche che con questo provvedimento hanno contribuito a restituire alle persone che si sono lasciate alle spalle un tumore la possibilità di vivere una vita piena senza steccati e discriminazioni. Convinto l'apprezzamento anche da parte della FNOM CEO, che è sempre stata in prima linea nella difesa dei diritti dei malati oncologici, come ricorda il vicepresidente Giovanni Leoni. Grande soddisfazione per tutti quanti i pazienti oncologici italiani. Sono quasi 3 milioni e mezzo i nostri cittadini che combattono la loro battaglia per il tumore, ma 1 milione sono guariti. Hanno superato ormai da 10 anni la loro battaglia dalla diagnosi primitiva di un tumore e di una patologia ematologica e alla fine, fatti tutti quanti i controlli, possono definirsi guariti. Guariti però con uno strascico, con un'addizione, quella di paziente oncologico, che può essere penalizzante per quanto riguarda concorsi dove magari è necessaria una idoneità fisica oppure semplicemente fare un mutuo, un'assicurazione. Alla fine questi cittadini guariti, che hanno sofferto, erano anche discriminati. Ma il 6 dicembre ha concluso l'iter anche al Senato, dopo è stato approvato alla Camera all'unanimità, la legge per l'oblio oncologico. Da questo momento ci sarà una grande soddisfazione per quanto riguarda sia i medici oncologi, sia tutte quante le associazioni di volontariato che seguono i pazienti, pensate alle mamme di bambini che sono guariti in una patologia oncologica pediatrica, che hanno davanti tutta quanta una vita per i loro figli, che devono essere sottoposti a concorsi, a valutazioni e finalmente non potranno più essere discriminati come lo erano in passato. Aggiungiamo la Spagna, il Portogallo, i Paesi Bassi, l'Olanda in Europa. Intanto un grande passo avanti e questo è stato motivo di soddisfazione trasversale tra tutte quante le forze politiche, anche naturalmente con il ministro Schillaci e anche la FNOM CEO si associa chiaramente a questo importante passo di civiltà nei confronti dei pazienti, dei cittadini italiani.